personaggio che era il Buddha storico, quindi una persona realmente esistita, è che quella coscienza è un continuum ininterrotto che non ha né inizio né fine e che prende forme differenti. Quindi, per andare a riprendere un linguaggio scientifico e non religioso, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto passa da una forma all'altra. Lavoisier, principio della conservazione. Questa cosa avviene anche a noi. Quindi non c'è un modo di morire dei buddisti, un modo di morire degli atei e un modo di morire dei musulmani di destra. Moriamo tutti la stessa maniera. C'è chi ne è più cosciente e chi ne è meno cosciente. Il protagonista di questo romanzo